Prima parte, in caso di apocalisse. Nel novembre del 2015 mi sono ritrovato a Parigi per assistere alla conferenza delle Nazioni Unite sull'emergenza climatica. Dico che mi ci sono ritrovato non perché non avessi cercato io quella situazione. Al contrario, la questione ambientale mi impegnava la testa e le letture da tempo. Ma se non ci fosse stata in previsione una conferenza sul clima, è probabile che avrei inventato un'altra scusa per partire. Un conflitto armato, una crisi umanitaria, una preoccupazione diversa e più grande delle mie da cui farmi assorbire. Forse sta tutta lì la fissazione di alcuni di noi per i disastri incombenti, quell'inclinazione verso le tragedie che scambiamo per nobile e che costituirò, credo, il centro di questa storia. Nel bisogno di trovare a ogni passo troppo complicato della nostra vita qualcosa di ancora più complicato, di più urgente e minaccioso in cui diluire la sofferenza personale. E forse la nobiltà in tutto questo non c'entra davvero niente. Era un periodo strano. Mia moglie e io avevamo tentato a più riprese di avere un figlio, insistito per circa 3 anni, sottoponendoci a pratiche mediche via via più umilianti. Anche se dovrei dire, per maggior precisione, sottoponendosi soprattutto lei a quelle pratiche, perché nel mio caso da un certo punto in avanti si era trattato per lo più di recitare la parte dello spettatore afflitto. Nonostante la nostra cieca determinazione e una discreta quantità di denaro investita, il piano non aveva funzionato. Non le iniezioni di gonadotropine, non le procedure in vitro e nemmeno 3 viaggi all'estero disperanti di cui non avevamo fatto parola con nessuno. Il messaggio divino contenuto in quei fallimenti ripetuti era chiaro. Tutto questo non fa parte del vostro destino. Dal momento che io mi rifiutavo di ammetterlo, Lorenza aveva deciso anche per me. Una notte, con le lacrime già asciutte o senza piangere affatto, non lo saprò mai, mi aveva comunicato di non avere più intenzione di. Aveva usato quell'espressione sospesa, non ho più intenzione di. Io mi ero voltato sul fianco, dandole a mia volta le spalle, e avevo accolto la rabbia che montava per una scelta che mi appariva ingiusta e unilaterale. In quei giorni la mia piccola catastrofe personale mi stava molto più a cuore di quella planetaria, dell'accumulo di gas serra nell'atmosfera, del ritiro dei ghiacciai e dell'innalzamento degli oceani. Più per levarmi di mezzo che altro, ho chiesto al Corriere della Sera di accreditarmi alla conferenza sul clima di Parigi, anche se il termine per la presentazione delle domande era scaduto. Ho dovuto scongiurarli in effetti, come se si trattasse per me di un appuntamento irrinunciabile. Avrebbero dovuto pagarmi solo il volo e i pezzi che avrei scritto. Per dormire mi sarei arrangiato a casa di un amico.